bentornati in diretta, amici di Billiard Channel. Già il primo turno di incontri si è esaurito qui dal Red Italia Billiards di Salerno, dove vi stiamo proponendo le fasi finali, la semifinale del campionato italiano a squadre di Serie A. Altro match di lusso tra la compagine del Valdelsa e quella del The One di Pescara. Due giocatori veramente belli da vedere, giocano un'italiana fantastica e speriamo che ne giocheranno una altrettanto fantastica questa mattina. Parliamo di Michelangelo Agnello e Riccardo Barbini, Tom Ruban alle riprese, Fabian Hartl in regia, e qui con me non c'è ancora il mio socio Nicola Biondi, ma non mi ha lasciato solo per qualche minuto, ritornerà a farmi compagnia chiaramente al commento. Carlo Raterra, eccola lì, una bella immagine con l'arbitro Carlo Raterra, che è il direttore di questa gara. E abbiamo anche Fabian, il nome dell'assistente al punteggio, Luigi Scarpa. Pronti, siamo all'acchito, anche qui parliamo di italiana ai 120 punti. Non sappiamo com'è andata. Fabian, mi dici com'è andata la partita tra Torre e Muro, per cortesia? Ha vinto Rossano Torre, quindi altri 20 punti per il Red Italia Billiards, che vanno chiaramente a 40 dopo con la vittoria di Andrea Quarta su Daniel Lopez, che è l'incontro che vi abbiamo proposto. 40-0 anche per il Valdelsa contro la The One. Hanno vinto rispettivamente Matteo Gualemi contro Tommaso Capasso e David Martinelli contro Michele Cosci, rispettivamente all'italiana e alla goriziana. Questo invece è un incontro a scelta d'acchito, scelta che secondo me in entrambi i casi si sarebbe riferita all'italiana. Intanto eccole qua, moglie e cognato di Michelangelo Agnello, Dina, che segue sempre il marito soprattutto nei momenti importanti. Tommaso Capasso ha passato rapido nell'inquadratura, che nonostante gliel'ha data dura, ma ha dovuto cedere il passo a Matteo Gualemi. Grazie, Luigi Scarpa, eccolo lì, dicevo, l'assistente al punteggio, adesso giustamente segnalato anche nella grafica, grazie Fabian. Allora, prima di entrare nel vivo di questa partita, vi volevo dare una notizia, purtroppo non delle più belle, ma speriamo che possa volgere al meglio. Il maltempo, tra l'altro, ve la do proprio insieme, è venuto qua a trovarmi Stefano Gibertoni, il nostro press. Allora faccio dire a lui tutto. Buongiorno Stefano. Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Ci mancherebbe. Stiamo vedendo un incontro di semifinale bellissimo, anche l'incontro di prima è stato molto bello, e l'occasione per salutare tutti, ringraziare tutte le persone che lavorano dietro questa manifestazione e quant'altro. E questa mattina è arrivata un'indicazione. Sì, da parte di Marco Giovani, che è il presidente del gruppo Amiamo il Bielco, presidente del gruppo Amiamo il Biliardo, anche con Andrea Chini, e mi hanno chiesto se fosse stato possibile dare una mano a un amico, che è un amico che fa parte degli operatori del settore. Parliamo di Luciano Mambelli, della ditta Harmony, a cui purtroppo per il maltempo è andato sott'acqua al laboratorio. Stanno facendo una sottoscrizione per dare una mano a questo nostro collaboratore, anche perché fanno parte degli omologati della federazione, per potergli dare una mano economica, e mi hanno detto: guarda, noi pubblicheremo anche una Poste Pay e un indirizzo a cui inviare queste donazioni. Ti ho chiesto se era possibile farlo, perché tu giustamente hai detto: ci mancherebbe altro, qui non si tratta di commercio, si tratta di solidarietà massima all'amico Mambelli. Purtroppo è successo quello che è successo, lo stiamo vedendo un po' su tutti i telegiornali, e niente, oltre a essergli vicino, come dire, assolutamente cerchiamo di
invitare un po' tutti, e chi volesse ovviamente a dare una mano, riferitevi sul gruppo Facebook di Amiamo il Biliardo, e nella persona di Marco Gione e di Andrea Chini, appunto i due amministratori, forniranno a chi avrà l'intenzione di farlo una PostePay. Luciano ha fornito chiaramente la PostePay sua nominativa con relativo documento d'identità, quindi sappiamo che li stiamo inviando, riferitevi a loro per avere tutti poi i particolari. Chiaramente noi non possiamo mandarla, è un documento sensibile, quindi non lo possiamo chiaramente trasmettere, però tant'è, è in bocca al lupo Luciano, via. Assolutamente, in bocca al lupo. Bene. Stefano, la giornata sarà ancora lunga, bellissimi gli incontri, però facciamo proprio un cameo su quello che è stato questo campionato. La formula è fantastica e io vedo i giocatori molto appassionati. Sì, devo dirti che è piaciuto a tutti, anche noi siamo molto orgogliosi di esserci impegnati insieme, come abbiamo raccontato, a qualche atleta di vertice che ha fatto parte del gruppo di lavoro per costruire questa organizzazione. E devo dire che lo spirito sportivo in questa manifestazione è stato favoloso, c'è veramente un'armonia fra le squadre, anche se c'è grande competitività, agonismo, però... Poi ci tengono, si vede alla fine della partita, abbiamo visto gente esultare anche semplicemente per aver passato un turno, e questo deve essere lo spirito giusto. L'altra cosa bellissima secondo me di questo campionato è che sono ritornati davvero tutti i top player a giocarlo, quindi abbiamo i numeri uno, ci sono proprio tutti. Praticamente tutti. E siamo veramente orgogliosi, si stanno divertendo, stanno arrivando anche un sacco di messaggi proprio in questo senso, che, come dire, piace vedere questo tipo di incontri, anche qualche suggerimento sulle formule nuove da adottare. Questo sicuramente, i suggerimenti intelligenti e propositivi penso che vengano ascoltati sempre e da tutti. Certo, peraltro Stefano, oggi avremo anche una sorpresa che c'è già stata, collegheremo poi anche il patron del Re d'Italia Marco Giordano dal Brasile. Assolutamente, come dire, i nostri ringraziamenti ci sono già stati, ma ovviamente li rinnoviamo. Marco con il suo gruppo Red Italia Art ha sostenuto questa manifestazione e ha contribuito a rendere tutto ciò possibile, ecco, quindi veramente grazie, veramente. Vedo che è ritornato in postazione di commento il mio socio, quindi ti lascio, mi lascio a il chi mio socio ha competenza. Sì, ecco. Non di più, diciamo, a competenza. Nel raccontarvi gli incontri, e, però anche voglio usare veramente 20 secondi per ringraziare voi, ringraziare lo staff di Billiard Channel, Mirko con Fabian e Tom, ringraziare tutta la produzione anche che ci aiuta a fare le riprese con Rai Sport, perché veramente siete un bellissimo gruppo e quindi grazie veramente. Grazie a te per i ringraziamenti, Stefano, e poi ci sentiamo più tardi nel percorso di questa giornata, ci saranno tante emozioni. Ciao Gianluca, ciao a tutti. Non lo dirò mai in diretta che eri colpevolmente in ritardo, no? Non ti preoccupare, non lo dico in diretta, ci manca. No, siamo in diretta. Ero a parlare con Matteo della partita con Capasso, è stata, a detta di tutti, una bellissima, una super partita. Hanno giocato entrambi un grande biglietto. Ma tu sei giustificatissimo, non... No, mi informavo sull'andamento delle altre partite. Ho visto il finale di Torre Muro, è stato un finale emozionantissimo. L'hai mai visto altro Giovanni e Giacomo? Hai presente la scena del motorino quando lui gli spiega del gatto, del perché? Cioè, ti ricordi cosa gli ha detto? Hai finito di dire delle bip? No, comunque non sono stato fermo. No, assolutamente. Sei sempre
sei sempre sul pezzo, sul pezzo. Sì, sì. Tanto bella bicrolla, bricolla di Aniello, 4 punti. Non è ancora decollato questo incontro. Non peritarti, ho già detto tutto io. No, no, stavo vedendo la situazione come potrebbe configurarsi un eventuale spareggio fra tutte e due le squadre, ma l'unica opzione è che adesso chi ha perso prima vinca entrambi i singoli e poi si dividano una dei due singoli, perché sono 40-0, quindi... uno staffettone, ecco, sarebbe piaciuto vederlo. Buon salvataggio di Barbini, costringe a una garuffa Aniello, garuffa sempre delicata, dove c'è da badare a questo scivolamento, e perfetta. Lo domina in maniera impeccabile questo scivolamento Aniello. Assolutamente perfetta, è stata dal lato bello della palla sul largo ad aprire le biglie in difesa. Qui Barbini ha un doppio problema: andando al volo, se va dalla parte superiore deve gestire poi l'impatto qualora prendesse palla scarsa, sia col pallino da 3 che col pallino da 4. Nella parte superiore addirittura il pallino costituisce impedimento. Personalmente andrei di 3 sponde di calcio dalla sponda lunga di sinistra. Ci si può salvare da questo lato, sì, ma si può anche realizzare un pallino, si può fare anche un disastro sul largo. Ecco, il pallino porta dentro. Si può anche salvare, è stato penso sulla miglior presa di palla, la palla di sfaccio che sposta leggermente la battente verso il centro, ma centro che è protetto almeno parzialmente dalla posizione del pallino. Non penso Aniello avrà tanta possibilità di movimento. Credo scapperà via. Credo sarà scarsa. Pallino da 3? Pallino da 3. Ma penso che fondamentalmente abbia tirato questo. Nell'errore avrebbe fatto il pallino da 4. Proprio nell'errore. Sì, ma la forza l'ha presa scarsa. Se avesse preso palla più piena, con questa forza sarebbe arrivata al pallino. Si riavvicinava. Aveva diverse opzioni, diciamo. Sicuramente il pallino in quella posizione va a proteggere anche quello che un eventuale scatolino. Infatti, Barbini deve andare di 3 sponde di calcio, abbastanza schematico. Intercetta dopo 2, però risulta lunga la forza. È una presa di palla che noi chiamiamo sempre alla Giachetti, va ponderata qualora si scelga in questo senso. Bisogna diminuire la forza per farsi buono l'ingresso massimo o il pelo di prima. Giro ad andare avanti per Aniello. Okay, la prende nel cuore questa biglia. 8 punti, perfetta questa conclusione di Aniello, che appoggia la sua alla lunga e l'altra alla corta. Se ce la facciamo, rivediamo per apprezzare anche la mira, il gesto tecnico di Aniello, il replay dalla camera diagonale. Era veramente bella quell'inquadratura, per capire anche dove, grazie Fabian, dove stava puntando il fuoriclasse di Mola di Bari. Passaggio per Barbini. Ottima risposta da parte di Riccardo in difesa. È la meccanica ferma. Un goccio proprio di effetto a destra, proprio. Sì. Ma guarda, lo punta Michelangelo, va leggermente verso sinistra come meccanica. Sì, lo punta per essere sicuro di non darla a sinistra. Sì, esattamente. Che anche a sinistra lì non gli fai un granché, anzi, quasi stabilizzato. Lì fa parte delle tendenze esecutive di un giocatore. Tanto, come avevo sottolineato poco fa, bellissima la risposta di Riccardo, che trova un buon posizionamento trasversale, passaggio difensivo per Aniello che abbassa la forza, perfetta anche questa. Se una delle squadre
vincesse una delle squadre in vantaggio in questo momento per 40-0 vincesse un singolo, leverebbe la possibilità di spareggio, perché i punti utili resterebbero 80, quindi non ci sarebbe più la possibilità di pareggiare l'incontro. L'unico modo per pareggiare l'incontro è vincere due singoli e un doppio a testa. Non ci sono altre alternative. Sì, e tra l'altro per fare i doppi chi ha perso prima deve vincere almeno un incontro dei singoli che si stanno giocando adesso. Chiaro, se no è finita la canzone. Se no, con 2-80-0 non si giocano i doppi. Sarebbe effettivamente davvero un peccato. Magari chi è avanti spera di non giocare i doppi, ma insomma sportivamente anche per lo spettacolo. Il doppio che noi molto più bello che abbiamo in previsione qualora si giocassero come speriamo è quello tra la Colle Valdelsa e il The One, che vede schierati al filotto 60 tutti i doppi Davide Martinelli e Pierluigi Sagnella per il Valdelsa contro Tanto Rossano Rossetti. Bello sponda palla di Barbini che stacca perfettamente la biglia di anello dall'angolo e ricava 6 punti. Sì, vi dicevo, il doppio sarebbe tra Pierluigi Sagnella e Martinelli David per la Valdelsa contro Rossano Rossetti e Giuseppe Consagno per il The One. La risposta subito di Anello non si lascia attendere, di rimpallo intenzionalmente su questo gancio, trova sì 4 punti ma la sua biglia salta nel centro del tavolo. È angolo di misura per Barbini probabilmente. Delicata questa conclusione a parte di Riccardo. Sì, la gioca così com'è senza effetto per battere nel centro con la sua e staccarsi in neutro. Capolavoro di Barbini. Capolavoro. Meglio, super tiro di Barbini. Fantastico. Anche qua un'indicazione tecnica per i nostri amici: quando vi capitano questi angoli quasi impostati, evitate magari l'uso dell'effetto, cercate di precisare meglio la porzione. Qua dall'alto in questo replay potete apprezzare anche il movimento della palla battente che dopo aver toccato la sponda corta si neutralizza un po', costringendo l'avversario al 2 a modi 3. In tasca non se le possono mettere. È un 2 a modi 3 d'attacco, però in tasca non ci si possono mettere le biglie. No, poi tra l'altro diciamolo, l'effetto serve solo per farvi sbagliare, fondamentalmente. Non ha una grande resa o aiuta nell'esecuzione, nella riuscita del tiro. Sembra fatto apposta per far sbagliare il tiro, quindi precisate il punto di palla senza effetto e si gioca una palla sola, cioè chi sarebbe l'avversario. Quando in questo specifico caso l'angolo, tanto insidioso quanto è lo striscio, è un bellissimo tiro di rientro, quindi state attenti anche all'altezza del colpo, perché cambiare l'altezza del colpo da colpo in pancia a colpo in testa cambia proprio la traiettoria di stacco delle biglie. Di colpo in testa l'angolo si chiude di più, di colpo in pancia tende a chiudersi meno. Via il filotto di prima, attenzione al rimpallo di terza, per pochissimo evita il rimpallo di terza, incrociare di 3 e mezzo, insomma un po' fortunato nello scambio delle biglie, però tanto bravo nella presa di palla, sì, e nella steccata ne ha giocato proprio una sola Michelangelo, lasciato andare il braccio sul filotto di prima, è il famoso pum quando serve, magari non eccezionalmente ortodosso ma sicuramente efficace. Era molto facile, sì, prendere l'impatto effettivamente. Ha spinto tanto, se avesse spinto un filo meno, se la vediamo al replay si nota. Rimandiamo il replay dell'angolazione delle biglie dall'alto se è possibile, Fabian. Sì, tanto mi sembra Barbini sia ancora impegnato, sì, abbia da ragionare. Fermo lì un attimo, proprio fermo nella posizione di partenza, grazie. Sì, no, pensavo, ha anche tagliato, quindi pensavo... Andiamo in presa diretta per seguire 5 sponde di Barbini. Bravo Riccardo, buonissima anche la forza qua. Perfetto. Questa tutt'altro che semplice. Questo salvataggio di Barbini in questo momento in cui Aniello sembra aver guadagnato un vantaggio considerevole, più 16,
era importante non concedere subito un'occasione. Pensavo che la steccata, che Agnello avesse lasciato andare la steccata così, perché pensava di passare con di sventaglino, no? Di passare due volte con la sua sulla mezzeria, invece non c'era questa possibilità. È un'altra buona presa di biglia per Agnello, vediamo se la sua guadagna al centro, ma è lungo. Stavo sviluppasse no, un po' di più al centro la più sua. Che più che lungo, ha preso un punto disgraziato, sì, lì sì. La forza è quella, con la palla che esiste, prendere quel punto lì e pagare. D'altronde si tratta di un tiro al volo, quindi con tutte le difficoltà del caso. Subito sul filotto anche Barbini. Altra bella steccata di Riccardo, che è lì, lo segue a ruota, risponde colpo su colpo, e appena gli capita un'occasione anche lui riesce sempre a sfruttarla. Che meccanica Riccardo, che invidia, mamma mia, ma quanto è bravo a colpire Barbini. L'altra sera abbiamo chiacchierato una mezz'oretta sul biliardo, mi guardi un attimo, mi sembra di non essere proprio giusto di meccanica. L'ho insultato per una mezz'oretta. Però bello è che ci voglia studiare. Una grande preparazione da parte di Riccardo, sì. Fa ogni tanto, non prendo proprio dove voglio. E lì proprio gli insulti si sono sprecati. Difficilmente gliela vedo partire male la steccata a Ricchi, eh? Lui che viene, nasce dal sul pool, biliardo dal pool, si vede tanto è propedeutica la carambola, così come dice Michelangelo, per il gioco del biliardo, per la battente, secondo me tanto è propedeutico, forse qualcosina di più, il pool per il punto palla, anche se i panni sono diversi, le mire possono essere leggermente diverse, ma come meccanica secondo me... Tanto qui rimane corto Agnello su questo passaggio. Qui gancio per Barbini. Se diciamo, pizzica bene questa. Molto invitante per Barbini. Questa è proprio un'opportunità. Questa più che la mira, questa parola fa tutta la steccata. Deve entrare bene, pizzicare bene la palla per addormentare la battente e chiudere l'avversaria. E farlo largo a un volo, punto. Ma te dici dall'entrata a chiudere, eh? Si gioca dall'entrata a chiudere, ma perché ti fai buona la parte stretta della palla. Ma non gli è partito un missile, gli è partito prima. Lo so, però giocarla in questo modo, infatti quello che doveva fare prima Riccardo adesso lo fa Agnello. Aveva un'altra diagonale. Aveva un'altra diagonale, però non lo so, dipende come è messa. A me non mi entusiasma nel modo in cui l'hai detto tu e il modo in cui l'ha tirato Riccardo. Se così si tira, se non vedi la battuta, se vedi tutta la battuta io lo tiro in un altro modo. Cioè lo tiro che abbasso un pochino l'effetto e cerco di ammorbidirla per farla aprire di steccata morbida, no per chiuderla, capito? Se giochi la steccata morbida ti muovi con la tua. Beh, ha sbagliato la steccata, non l'ha ghiacciata la steccata. Come fai a muoverti? Fai il cambio palla. Tu le prendi sempre piene? È abbastanza vicina. Era abbastanza vicina a sponda. Non è che fosse tanto lontano. Ma non le prendi sempre piene, perché sennò non si sbaglia. Secondo me la steccata lì deve essere una steccata rigida, entri bene, cioè entri, però ti fai buono anche lì il leggero contatto interno. La dovrei vedere, cioè non sempre vado su questa posizione, cioè sull'entrata e rigidisco, non sempre. Lì per me anche l'errore grave, secondo il mio modestissimo parere, che ha fatto Riccardo, quello di aver sbagliato la forza in modo importante. Però se la tiri in modo come hai detto tu, ti porti dentro quell'errore, perché stai sull'entrata e poi chiudi e la chiudi di steccata, ti può partire forte, capito? Puoi commettere quell'errore perché ricerchi quella cosa. Attenzione, qui una valutazione non se l'è fatta questa bevuta, eh?
Oddio, non è che ci faccio. Te la facevi male questa bevuta, che dovevi prendere proprio un graffio di biglia per fare questa bevuta, eh? Mica tanto graffio, l'ha sollevata parecchio quella palla lì, eh? Guarda, guarda dove era la bianca, guarda dove è andata. Allora, o perché non ha marcato bene l'effetto? Ecco, questo mi piace già di più. No, non ha marcato l'effetto. Ha marcato poco l'effetto. Sì, infatti non ne aveva. Oddio, poi, capita, lì adesso mi viene in mente tutti i doppi, tiro a bere l'otto di tutti i doppi per, su quella palla lì. Per essere sicuro di non bere, devi scavarla un po' sotto. Sì, tirare come se giochi una bricolla di tutto effetto. Tanto cerca il pallino da tre, Steola. Non lo so, non penso l'abbia trovato. No. Michelangelo qua all'imbarazzo della scelta, lo può tirare anche di calcio, guarda questo. Infatti credo stia andando a vedere quello. Perché non è bello da portare, eh? Da stringere mi sembra impostata larga. Infatti va di calcio. È impostata larga. Quanto era di punteggio? È 54-31. No, 54-34. Ovviamente ci poteva essere il traversino di stretta ad andare verso l'angolo. Però forse lì ne aveva poca di diagonale. Andare verso l'angolo di sinistra, salire con la sua. Giocando così sei sempre sicuro di tenere il gioco in mano, perlomeno. Non è che concedi qualcosa di facile. Quello che dici tu, le biglie le scomponi. Sì, sì, puoi anche rimanere traversino, puoi rimpallare dopo il secondo passaggio. Cioè, no? Ci sono situazioni dove è messa bene la palla e poi hai tanto spazio in manovra. Adesso qua non percepivo esattamente cosa vedesse Michelangelo. Sicuramente la scelta del calcio ha la doppia finalizzazione di attacco e difesa, quindi. Ma non mi ha entusiasmato niente. Non era bello questo striscio, eh? Mi sembra... pensavo chiamasse Gualemi, ti dico la verità. Mi sembra un Michelangelo impostato parecchio sul conservativo. Anche ha ragione, perché insomma conosce benissimo le doti di colpitura di Barbini e sicuramente è un suo obiettivo quello di non farlo battere. Giro qui va più forte la bianca, molto meglio con la sua che con l'altra. Attenzione, gli va di lusso. Non credo che veda il fisso Barbini. Ultime due conclusioni molto incerte per Michelangelo. È un po' di tensione, può avvertire anche Michelangelo nonostante sia abituato. Vediamo se chiama il time out. Il referente di Barbini chi è? Di solito è Consagno. Kosh. Ecco. Devo spostare proprio la bianca. Sì. È lunga. Scappa via parecchio lunga. Un paio di chilometri. Andiamo a proprio toccare una nota di lusso a Michelangelo Agnello, perché ho trovato questa steola, sì, dove si poteva uscire in ritirata. Effettivamente l'ha sbagliata di tanto Riccardo, però insomma. E per la terza volta un errore da parte di Agnello. Tre giri a vuoto, vediamo se questa qua la guarisce andando sotto, ma credo che invece Agnello questa biglia... non sia stata guarita. Momento no per Agnello. Sì. Vediamo se Barbini va avanti con la sua proverbiale colpitura praticamente perfetta. È tutto giù per terra e anche il pallino, sono 15 per Barbini. E mette la freccia. Fantastico Riccardo. Giù tutti.
Deve riconcentrarci un po' Michelangelo partendo da qui, perché il vantaggio che aveva si è volatilizzato, anzi addirittura anche se soli per due punti è passato in vantaggio. Giocatore marchigiano in forza alla Day One. E solo due per Aniello, qui una bella steccata, sicuramente un bel disegno delle biglie. Che ha trovato un po' di sporcizia forse. Sì, sì. Lì ha piegato parecchio la palla in fine corsa. Cosa sulla palla, non è un discorso di pendenza. Che in così breve tratto è possibile anche una voragine. Poi insomma abbiamo commentato qualcuno su questa tavola. Ma vanno a costo, sì. Con gran bello a costo. Bisogna vedere se ha la possibilità di fianchetto. Credo di sì, sai. Ci arriva comodo, eh? No, allora, comodo non credo ci arrivi, anche perché non è un Vatusso, ma credo ci arrivi abbastanza guarda, bene. Per poi. Questo tiro qua peggio ci arrivi, meglio lo tiri. Perché almeno non affondi troppo. Esatto. L'errore che si fa qui, ma sicuramente un giocatore plurinavigato come Aniello lo sa, è prenderla di prima perché si scarta e tante volte si prende di prima. Questo. E lui ci è andato anche abbastanza anche vicino. Infatti l'ha fatto larghissimo. Perché quell'effetto lì ti fa entrare, perché ti scarta subito e quindi piega la battente verso sinistra e quindi aumenta l'ingresso. Sì, è quindi, lo stesso motivo per cui si prende di prima. Per quello. Quindi se vi capita, mirate in un punto dove non vi sembra giusto l'ingresso, quindi in difetto dell'ingresso. In determinati casi si può anche tagliare meno o non tagliare affatto. Non tagliare affatto. Bravo Barbini, Riccardo, bravo. Mamma mia, viene fuori da una situazione, vediamo, forse un po' lungo, ma non lunghissimo. Bravo Riccardo. Come gioca? È venuto fuori da una situazione che era complicata qua. Comunque io più lo vedo Barbini e più mi convince. Gioca davvero un bel biliardo. Dopo questo tiro poi vediamo un po' la situazione sugli altri tavoli. Assolutamente convincente anche questa risposta di Michelangelo e questa Agnelli. Era tutt'altro che semplice. Allora Abruzzese avanti 186 a 136 contro Carlo Dio Maiuta, con Sagno 284 avanti a 156. Attenzione, sì, un possibile cappotto del Re d'Italia. Mentre Pierluigi Sagnella 4,56, 2,52 e qui 58 pari. È possibile cappotto anche per il Valdez. Non penso sia molto d'accordo Barbini e tutta la compagine del The One e del Golden Eagle anche dall'altra parte. Ora, chiaramente il Re d'Italia e il The One ne giocano solo oggi, ma ieri hanno giocato davvero un gran biliardo. Poi chiaramente non sono arrivate alla semifinale per caso, però. E qui Aniello esaspera questo ingresso, la prende quasi di prima, scende tanto con la sua e tutto sommato non rimane malissimo. Anzi. No. Oggi è forse il peggior Aniello che sto vedendo nell'ultimo periodo. Sì, quei tre passaggi a vuoto, bravo Barbini, perché sì. A un certo punto gli ha piantato anche un 15 per recuperare tutto. Avere un giocatore che ti mette una pressione così alle spalle non è che ti aiuta proprio a giocare proprio con tutta però questa grande serenità. Quei tre errori consecutivi abbastanza vistosi, ecco Daniello, Massimo gli ho visti fare due, ma non tre consecutivi. Non ci arriva a tre di solito. Intanto time out. Alziamo un attimo per capire se percepiamo qualcosa. Mm.
Sì, Barbini era deciso su un tiro d'attacco, non so se cosa, se si avvalorato. Parlavano dello sfaccio a scendere, ma qui la diagonale mi sembra abbastanza infelice. Io tirerei per la scappare. E fin qui. Però non credo che... qualcosa di forte, quindi angolo secondo a ingaruffare probabilmente. Questa la puoi tirare anche fuori dal biliardo, se ti parte, se ti parte un po' rigida. Alla fine gli è partita una bella steccata, guarda, ti deve partire così per non farla saltare questa, tra la pancia e la testa, non ha dato tutto questo colpo in testa, perché se dai forte il colpo in testa la puoi tirare fuori dal biliardo, sei d'accordo? Ah, è già successo, già bisognava riuscire a partire con quella forza. Oddio, non mi sembrava una situazione da dover sforzare questo attacco, ti dico la verità, 58 pari. No, è andata a finire bene, ma non lo so, poi chi tira e fa ha sempre ragione. Però è stato bravissimo, così come è stata bellissima la risposta di Michelangelo. Obiettivamente l'obiettività dice mi sottopongo a un rischio. 58 pari e 120. Non ne vedo questa grande necessità. Cioè, sono altre i tiri dove devi rischiare. Anche perché quel pallino lì, secondo me ci si poteva fare una ragionata addosso. Oddio, non ci arriva. Ma... Non ci arriva, dipende con che effetto la giochi. Se giochi il pelo con l'effetto a sinistra. Tanto time out anche per Aniello, quindi entra in campo Gualemi, vediamo se riusciamo a percepire qualcosa. Chi è che sta strusciando qualcosa? Stessero parlando del giro a tornare indietro, ma secondo me hanno detto qualcosa anche sul traversino. No, lo prendo o non lo prendo, hanno deciso, vediamo, non abbiamo capito cosa hanno concordato. All'inizio diceva lo prendo o non lo prendo, quindi parlava del pallino sul traversino. Ma si prende sto pallino? Secondo me no. Esatto. Se lo gioca piano, ma infatti presa scarsa, non ci toglieremo mai il dubbio, perlomeno scarsa non lo prendi di sicuro. No, ma neanche piena, se non lo prendi di scarsa non, a maggior ragione non lo prendi di piena col pallino lì. No, prendi, ci passi più vicino di piena, di scarsa batti prima la lunga, se la pigli più grossa di scarsa arrivi di taglio, l'anticipi la... Ora l'ha presa scarsa, aspetta, batte subito la lunga. E di piena, Nico, batti ancora prima sulla lunga, no? No, di piena batti più giù della lunga, quindi lo puoi prendere. Se prendi la palla piena va più avanti dritta la tua palla, ne prendi di più di lunga. No, va più avanti dritta, va più avanti parallela alla lunga. Secondo me. Tanto sette sponde di scambio vediamo se che fucilata questa, sì, mamma mia Barbini rosso da solo, vediamo se c'è anche il pallino, gli passa vicino ma non lo realizza, 10 punti, bravissimo Riccardo. Se la piglia più piena ci passa più vicino al pallino anziché smezzarla subito. Secondo me no, prende più lunga. Più prendi la palla frontale, più batti più sulla... più basso la lunga. Attenzione Aniello, due punti in croce. Aniello non ha inquadrato in genere il biliardo stamattina, soprattutto sulle esecuzioni frontali, assolutamente sotto media rispetto alle medie a cui... Diamo gli atti parziali perché adesso si fa una zona... Dio mi aiuta, sorpassato Abruzzese a 2.40. Rimane saldo invece Consagno su infortuna. Giocano Consagno infortuna? Ha vinto Sagnella, quindi vanno 20 punti. Questo è un match point. Diventa un match point per Aniello questo incontro.
Barbini non ne ha proprio sicuramente. Chissà se gliel'avranno comunicato il parziale a Barbini. Secondo me ora quando cominciano ad arrivare, adesso qualcuno ora lo comunica. Sagnello è arrivato, quindi ha capito che è finito. Intanto guarda che bella immagine, quei due ragazzetti che stavano giocando sul biliardo della sala di là fino a poco tempo fa, l'ho visti, steccano tutte e due in modo... Sì. Anni? 10. Pochi di più. O pochi di meno. Questo è il taglio dei nostri, eh. No, forse un filino Agnello, più grande. Agnello gli è stato detto. Non so se questa cosa mette più pressione ad Agnello o a... Qui mai fregato il pensiero. Lì da tornare a 4. Senza effetto. Per allargare di natura la palla contraria dopo che ha impattato la lunga. Pesa solo grossa questa palla. Vediamo se si affida una presa di palla grossa per arrivare su quel pallino, gestire questo impatto sul pallino, o se gioca solo la gialla, cioè arriva uguale sul pallino da 4. Gioca la gialla e basta di misura, attenzione. Non ti sposti tanto, meno male per Agnello che la sua si attacca, comunque ben giocato. Sì. Ovviamente il fatto di arrivarci sulla fine ti porta via lontano dal pallino, eviti dopo di perdere Stefano, il rischio di perdere Stefano. 70-76, vediamo se trova uno schema sul pallino Barbini. Punto marcio tanto da potergli far pagare Steola. Vediamo come se la gioca di sponde palla. Sì. Oddio, ce l'ha anche Bellina senza effetto, praticamente con un goccio di effetto andargli di prima di sponde palla è molto più tutelante. Chiaro. Molto più margine d'errore, anche se non la prendi proprio lì. Bravo. Agnello 3. Perfetto, mette la sua dentro la buca. A me piace sempre di più di sponde, però vedo molti giocare anche la palla. Più immagine, dai. Sono d'accordissimo, però. Anche se la prendi un po' più grossa, lo farai subito 3 la tua, ma non va. In hai caso più, non hai andava più palla, hai più palla. Insomma, la devi combinare grossa per non fare... Sai, lì sei nel bordo. Poi se non lo fai, fai Steola. Ancora meglio, di forse. Così, esatto. Se lo fai di prima, te lo marchi. Te lo marchi, no. Di parabola di accosto, Barbini. Che bravo. Pagherà 3, di nuovo. Con forza pagherà 3, però... Insomma, poteva pagare anche fisso, Sì. La diatriba della scelta su quello che dicevamo prima è la distanza dell'avversario da sponda. A volte ci vai di prima quando c'è tanta distanza. Secondo me poteva fare un po' meglio di così. Giocarla magari a stecca alta per conservare la sua più vicino all'angolo. Sì. Tutta la squadra del Valdelsa, anche solo Ganghini, poi sono tutti. E 3 anche per Barbini. Ma dovrebbe essere lì, Marco Ganghini. Mentre non ho visto Mario, forse starà soffrendo dall'altra parte. Mario Papini mi ha detto: io sono praticamente il team manager, l'aiuto coach. Tanto una conclusione che allontana le biglie, e tra l'altro dà anche due Daniello punti due. A Daniele. Sono... Eccolo lì, Mario. Rammentate sempre che sono del 39, ma dite che sono anche l'aiuto coach. Gli ho detto: Mario, il team manager, bravo.
Team manager ci piace. Più bello team manager. Sicuramente sei quello che ha più chilometri di tutti noi, Mario. Bricolla per Barbini. Aia. Barbini sullo stretto. Poi dopo questo tiro diamo anche un'occhiata agli altri parziali, perché qua adesso la zona si fa calda. Ad andare in centro questo giro di Michelangelo Agnello, perfezione. Questa non era semplice da bilanciare così. 8 punti, vediamo forse 86-79, vediamo la difesa. Gli altri. È ripassato avanti a Bruzzese 308 a 282, questa è una partita scelta da Chito e credo che sia semplice doppio, perché 282 quindi è semplice doppio, 500. Consagno 564 a contro 324 a tutti i doppi, attenzione, attenzione, qui si va ai 600. Quindi ci potrebbe essere anche di là il match point, vede palla comunque per il pallino, eh? Che bravo Riccardo, vediamo se riesce a alzarlo. Qui poteva essere anche un po' più fortunato, perché se lo prende di sotto e lo alza ci si mette a muro anche, dietro anche un grammo di meno di palla. Eh. 86-82 concede gioco, forza una bricolla sul largo. Accarezza il grillo ma non cade. Ha fatto uno qua Michelangelo. Stamattina dicevi che si andava a due staffettoni, invece no. Probabilmente si potrebbe andare a due cappotti. Mi auguravano almeno uno staffettone per lo spettacolo, invece purtroppo per ora... Staffettoni siamo, qua non ce ne sono. Siamo a sperare che non ci siano due cappotti. Tre di calcio per Barbini. Due punti ci sono, quattro. Che diventano quattro. E questo diventa tutto in parità 86. Ponde di calcio importantissimo per Michelangelo Agnello se non vede palla. A parte il fatto che se la vede... Ma non la vede da striscio. No, ma anche a vederla da striscio c'è qualche problemino di, ci sarebbe qualche problemino di rimpallo a spingerla qua in fondo. No, magari uno striscio e mezzo colpo, ma la vede poco. Sì, no, ne vede un graffio. Tre di calcio. Questo non mi sembra tanto larga, Aia. Ai. Michelangelo. Questo è grave, effettivamente. Sì. E qui patirà probabilmente il giro passante a far battere la gialla in lunga, corta, e a drizzarsi un attimo e poi arrivare con la forza del pallino da tre. Pallino da tre che, a cui ha dato un'occhiata. La disegniamo, socio? Dimmi tu, eh. Vai. Ti senti pronto? No, ti devi sentire pronto tu. Io. Potrebbe essere una cosa più o meno di questo tipo. Sono d'accordo sulla linea. Con la battente che fa così. Quasi all'Alfred. All'Alfredino. Ah, c'è un po' più distanza. Poi quella di Alfredino doveva essere tenuta a forza un po' più controllata. Vediamo se la pensa come me Barbini. Come noi. La giocata ad andare in centro e qui non sono troppo d'accordo. Comunque bella steccata da bella, Barbini, sì, 7 sì. Punti, ora sfortunato perché impatta il pallino e si mette al posto del pallino, sfaccio per Agnello, questo può essere il tiro decisivo. E Agnello nel Agnello. Momento giusto. Vediamo l'impatto col pallino, è determinante. Non è positivo per Agnello, credo la veda di sfaccio Barbini. Stanno arrivando a braccetto nella fase finale. C'è la veda di sfaccio, boh, sembrerebbe. C'è anche volevi che... i ganghini lì accanto un con po' più basso.
mi sa Martinelli che sta guardando anche la partita al cellulare. '97-'93 per Aniello. Rientra troppo questa. Ci sono le ali e tutto sta a vedere se rimane dentro, credo di sì. Tutto pari a 97. Che finale. Tra l'altro adesso c'ha il problemino, ce l'ha Michien, perché non è semplice questa da salvare. Sta continuando a guardare la corta, quindi magari sta valutando qualcosa su questo pallino in fondo, eh. Sul largo, questa corta. È corta. E qui giro, no, giro non ce l'ha. Questa traversa non è bellissima. Tutt'altro che bello. Prendi la lunga. No, ha preso rimpallo. Ha toccato la corta anziché la lunga. Ne parlavamo giusto ieri di questo tiro, Gianluca. Sì. Questo tiro qui, sai che è da rimparare con queste biglie. La proporzione è un po' diversa rispetto alle puntinate. Sì. Leva un po'? Sì, sì. C'è una differenza di corsa. Questo bisogna passare prima con la già. A parte che ha preso un punto stranissimo. Però non l'avrebbe aperta, mi sa, eh. Si sarebbe sviluppata. Ma non so se hai notato cosa ha fatto la palla battente. Ha fatto un verso, la mandi al replay intanto. Aspetta, Daniello. Perché questo sentì Daniello. Qui penso di scappare via. Il 3 non riesce a rovesciarla? Secondo me non ci arriva il 3. Quello sta valutando. A passare dietro dalla corta, ma di una sorta di massè a riarricciare verso il pallino, no, eh? Dice alzare, ogni tanto, e invece guarda, ce l'aveva il 3, questo ha fatto, però non gliel'ha chiamato, non l'ha fatto, eh? Mi sembra gliel'abbia chiamato. Beh, 97 pari. Ma l'ha chiamato, Adesso l'ha chiamato. Di striscio Riccardo Barbini. Prende il punto peggiore che si poteva prendere di questa palla, purtroppo, Riccardo. Andiamo un attimino anche sugli altri, mandiamo la strisciata, sì, degli altri tavoli. I tavoli adesso sono importantissimi. Allora, Consagno, e quindi Vincenzo anche, ha vinto. Quindi anche Abruzzese Dio m'aiuta, un match point. Sì. E qui intanto Michelangelo Aniello. Tre birilli nel momento giusto. Mamma mia, nel momento davvero giusto. 108. Scusami, mi ripassi il Abruzzese Dio m'aiuta parziale? 3.38-3.56 dovrebbe essere. Adesso 3.54. Si va ai 400, sì. 500. 500, è semplice e doppio. Che tensione. Trasponde di calcio di misura per Barbini. Non sembra viaggiare male. Sul largo, difende Riccardo. Difende molto bene. Al volo starà interno per il pallino da 4 Michelangelo Aniello. Prende troppo scarsa, vediamo il termine corsa, occasionissima per Barbini. Eh sì.
solo due che diventano cinque e forse non fa un affare. Aiuto, peggio non ci si poteva mettere. Non è dritta questa, di più, caro socio, di più. Sì, sì, proprio piena, 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 piena. Scivola un po', realizza 4. Chi? Se la poteva guardare. Proprio, se non era proprio dritta. No, era da, infatti guardava. Saltare un po'. Ma adesso dallo Strator partiva, aveva il calcio proprio sul primo diamante della corta, doveva guardare il 17 dal centro, invece guardava il 15, doveva saltargli un filo addosso, soprattutto sul biliardo scivoloso. Teniamo d'occhio, Fabian, anche l'altro risultato, quando arrivano oltre 400. E intanto Barbini si prende questo ingresso che gli dà solo due punti, che però non gli dà la difesa. La strada del giro mi sembra libera? La strada del giro da lì. Oddio, ad allargare. Vediamo la diagonale un attimo. Forse deve giocare a ringaruffare, no? Sì, sullo stretto c'era libera. Che è chiaro che la tira più forte, per arrivarci dal basso, esatto. Questa qua. Due punti per Michelangelo Agnello, vediamo la forza. Forza determinante. Sembra perfetta. Questa non è banale a questo punto della partita. Ne ha già marcati due, eh? Era 8 a chiudere. Sì, dovrebbe andare a 114. 114. Esatto. Quindi paravolarli addosso e cercare di prendere il pelo, che se non prende il pelo è finita. Alternativa. Ma poi dopo ti metti sulla sinistra, poi il pallino te lo. L'alternativa è la corta, però ti rimani sempre. Perché qua, cioè, il pallino da 4 dopo è lì. Lo perdi, matematico, dici. Ma come fa a non perdere pallino? Attenzione di Capasso, che sa che questa è l'ultima chance per rimanere ancora dentro a questo campionato italiano per la sua squadra. Allora ragioniamo, secondo me giro e pallino 4 è impostato stretto da allargare, che si concentrerà molto sul pallino da 4. Intanto Dio mi aiuta, 4,50, quindi 4 c'è, e c'è solo quello. Si è concentrato sul qua. Non puoi se stati quel pallino. Io dico, era difficile. Se ci pensi, hai detto si è concentrato sul 4. Però era forse l'obiettivo più certo. Il 4, certo, era l'obiettivo. Quindi poteva anche dire: bisognava tirarsi una bomba. Era così tanto da allargare. Era da allargare, Gianluca. Perlomeno se l'allarghi lo può allargare in un modo di forzione, però il pallino arrivi più veloce, oppure di forza che ci arrivi più dalla grossa, però il pensiero lo fai che ti mette a 118, a quel lato gli manca ancora 16, tanto Barbini. Che lavoro di Barbini, cosa ha fatto a quest'ora, bravo Riccardo, ma che bravo. 118 110. Qui non bisogna avere il sangue in circolo per riuscire a tirare fuori questa presa di palla. Vediamo l'altro parziale di Maiuta, è sempre 4,50. 4,62. La speranza per il The One per rimanere ancora dentro questo campionato italiano è affidata a Carletto Dio Maiuta. Agnello chiude. Si prende un birillo del castello e forse anche il birillo più bello, il rosso, e chiude. Grande partita però di Riccardo Barbini. Va in finale il biliardo Valdezza. Abbraccio tra Agnello e Sagnello e tutta la squadra che va a complimentarsi. Partita di sofferenza, un Barbini davvero strepitoso. Sì.
dovuto venire fuori il miglior anello negli ultimi tiri per avere sì, non c'è stato il miglior anello rispetto ci ripetiamo nell'ultima parte, sì. Sì, rispetto anche all'agnello che abbiamo visto in questo periodo, diciamo che un po' la tensione giocherà anche su Michelangelo, abituatissimo, ma insomma. Però posso fare i complimenti al The One che hanno fatto, ci hanno regalato davvero tante emozioni, tra quelle soprattutto di ieri e quella di oggi, nella partita che vi abbiamo trasmesso di Riccardo, una grande squadra, quella delusione di Tommaso Capasso, che effettivamente anche lui ha giocato molto bene, soprattutto in coppia con Riccardo. Fino a ieri hanno vinto tutte, fino alla regular season avevano vinto tutte le coppie, perché la coppia fissa era lui e Barbini all'italiana, e le hanno vinte tutte. Quindi non poter giocare la semifinale in coppia con il tuo socio che ha vinto tre partite, un po' noia, sì. Cioè, penso che sia quella la più grande delusione per Tommaso, che aveva giocato una bellissima italiana con Gualemi. È venuto fuori il miglior Gualemi per avere meglio di Tommaso, quindi la delusione hanno detto di una bellissima partita, infatti la delusione ma siamo inquadrati noi, caro socio. Di Capasso era davvero, vedevo un po' più di luce nell'inquadratura, eri tu che bianco, facevi bianco, questa luce bianco. Allora aspettiamo prima di chiudere la diretta se riusciamo a lo facciamo a prendere infatti se Tom riesce a girare riusciamo a prendere. Manca due punti a Carletto, diamo aiuto. Sono sul 19, quindi è un biliardo attivo. È qua. Troppo lontano? No, cioè, dovrebbe essere attivo il 19, non è quello accanto al televisivo. Vediamo se c'è un po' di gente nel mezzo. Fabian, ce la facciamo a prendere due immagini? Vediamo un attimo. Ho sentito un applauso, mi sa che è chiuso. Qui stiamo sentendo intanto un applauso, secondo me ha chiuso, Dio mi aiuta. Beh, sarebbe un po' più importante l'applauso. Andiamo un po' da lontano, come dov'è? Ecco, stanno ma è finita. Aggiorna il punteggio, abbiamo qualche sì, finita. Ha vinto Dio mi aiuta, quindi ci sarà la ci saranno i due doppi tra il Re d'Italia e il Golden Eagle, quindi noi ne avevamo opzionato uno, ve lo dovremmo scegliere tra la partita che si giocherà, ancora non lo sappiamo, quindi dovremmo scegliere una tra le due partite che rimangono, perché il Valdezza non si giocheranno i doppi perché hanno vinto 80-0, quindi 4 doppi. Dovremmo scegliere tra Quarta Consagno per il Re d'Italia e Lopez Muro per il Golden Eagle, oppure Gatta Torre contro Dio mi aiuta Infortuna. Quindi a breve saprete quale partita vi trasmetteremo, il tempo di parlare con la direzione di gara, con il presidente Gibertoni e il direttore di gara Luca Lambro. Voi nel frattempo, se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, quindi saprete quando saremo in diretta. E noi ci vediamo davvero tra poco. La prova biliardo è un po' più lunga, chiaramente, perché ci sono 4 giocatori che devono provare, quindi all'incirca mezz'ora, 40 minuti, e avremo la seconda finalista del campionato italiano, la squadra che andrà a far compagnia al Colle Valdezza, che è già arrivata in finale. A dopo.